Signori iscritti, eccoci in questa nuova puntata della Let's Play di Minecraft. Questo credo che sia il 21esimo episodio, o il 23esimo. Logico. Ok, normale, io inizio il video, inizia a squillare il telefono. Ma continuiamo perfettamente, io ho tolto le batterie, se no non si stava zitto. In questo episodio cosa voglio fare? Siccome il problema principale di questa serie è... indovinate, la mancanza di cibo probabilmente. Io oggi cosa andrò a fare? Una farm simile a questa, ma non simile, meglio, molto meglio. Però prima ci sono delle modifiche che voglio farvi vedere e riguardano soprattutto il raccogli canne da zucchero che ho completato, sistemato, fatto tutto. Qui clicco il pulsante e si apre tutto, ma non voglio farlo. In più il mob spawner l'ho modificato, ve lo faccio vedere adesso. Vai, subito. Vai, che è tardi, devo andare a giocare con Snoop. Dai, oh, io voglio andare a giocare con Snoop. Non riesco a salire. Ah, facciamo 10 mi piace per il prossimo episodio soltanto perché non riesco a salire, va bene? No, dai, scherzo. Facciamo che i mi piace li chiedo soltanto. Vedete? Ecco come l'ho modificato. Praticamente ho tolto le cose al centro, ho messo tutte le altre trapdoor. E i mob cosa fanno? Quando nascono qui pensano ci sia il blocco, cascano. Qui ho fatto questo perché sennò restavano qui fermi a vita. Invece adesso salgono qui, si danno le spinte a vicenda perché sono antipatici. Io adesso ho fatto una cavolata perché non avremmo dovuto aprirlo, se no spawnano i mob. Però se mi metto lì sotto e con pazienza attendo un paio di minuti, sì e no, casca un creeper. Soltanto 2 minuti. Quindi 2 minuti a creeper e sta diventando notte. Che bella cosa. Veramente bella cosa. Io inizio il video, inizia a suonare il telefono, inizia a diventare notte. Non lo so, qualcos'altro, tipo un fulmine che mi cade in testa. Comunque io adesso vado a dormire, libero tutta questa zona perché voglio lavorare qui dagli alberi, poi ovviamente li andrò a ripiazzare perché questa qui è una foresta, rimarrà una foresta e noi ci vediamo tra poco. A few moments later. Probabilmente dite che mi serve del cibo? Probabilmente avrete ragione anche voi, ma non ho voglia. Comunque qui ho distrutto mezza foresta perché qui c'è un pillar. Perché ci sono dei rumori ostili? Perché quell'albero non è venuto giù? Ok, ora sta venendo giù però. Vabbè, uguale, chi se ne frega. Quindi quello che volevo fare era la solita... come si chiama? La solita coltivazione a gradini. Come funziona? Ve lo spiego. Praticamente c'è questa sorta di coltivazione a gradini, come dice il nome. Larga 8, la maggior parte dei casi è proprio 8. Adesso mi serve la terra. Larga 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi qui pure 1, 2. Mi si è rotta la palla, però io me l'ero portata. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché sì, non avevo contato bene. Poi qui pure. Ok, e come funziona? Si può fare 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanti piani volete potete farla. Io in questo caso la faccio soltanto di 3, perché non ho molto tempo. Però qua più avanti andremo anche a ampliarla, perché forse 3 è un po' troppo poco. Però tanto facciamola. Questa cosa fa? È semi-automatica. Cosa vuol dire semi-automatica? Significa che i semi li pianta lei perché è automatica. Semi-automatica, ma avete capito? Poi invece con il resto no, devo andare io a dirgli uè, se non pianti i semi io te picchio, capito? E quindi inizia a piantare gli altri semi e finisce la storia. No, non è vero. In realtà è esattamente il contrario, quindi io devo andare a piantare i semi e lei fa tutto il resto. Cioè tutto il resto significa che quando io andrò a cliccare il pulsante, che sarà tipo messo qui giù, mannaggia ste foglie che non si leva. Che sarà messo qui giù, non riesco più a correre, che bella cosa. Toglierà tutto il grano che c'è. E adesso se non mi dispiace vado a prendere dell'acqua a velocità bradipo, mi raccomando, perché premendo control non si accelera. E modalità bradipo
Non lo so, un po' più lento no, Minecraft? Cioè no, Minecraft è il mio mondo, è colpa mia, sì, lo so. Non mi gestisco bene. Comunque vi ricordo che ci abbiamo ancora attiva la challenge, che se non troviamo dell'episodio 50 81 diamanti, dobbiamo buttare tutta la mia bellissima armatura di ferro nella lava. Armatura di ferro, quella lì che avrò nel 50° episodio. Forse mi sa che questo qui è il 23°. Vabbè. Ok, adesso cosa facciamo? Qui dobbiamo. Qui anzi. Uno. Due. Oh, che bello! Facciamo così. Vedete che scende. E pure qui. Però ho fatto una cavolata perché doveva essere un blocco più giù. No tutto, è proprio direttamente l'acqua. Cioè dobbiamo incagliarla nel pavimento praticamente. Perché se no non riesce a dare il giusto nutrimento alle piante e i poracci non riescono a crescere. Capito? Ma avete capito? Ragazzi. Why? No, raga, mi è sparita l'acqua. No. Perché spariscono le cose? Cosa ho fatto di male? Andiamo dall'altro. Perché? Oh, comunque ho notato che il video, quello lì della Skywars, vi è piaciuto. Vi ricordo che se quel video raggiungerà 10 mi piace, non appena li raggiungerò subito un nuovo episodio. Oddio, datemi il tempo di registrarlo almeno. E adesso abbiamo praticamente finito. Cioè non ci resta che mettere questi e tutta sta roba che non me la fa mettere, non so perché. Ok. Qui all'ultimo no, perché non serve. Perché all'ultimo ci andremo a mettere l'impianto di distruzione. E adesso non so se far terminare l'episodio qui. Ma vi pare che lo faccio terminare? Ma vi pare seriamente? Dai. Mi servirebbe del cibo. Andiamo a distruggere questa cosa. Così prendiamo anche semini. Raga, visto? Sono proprio un genio. Proprio un genio. Cioè, manca di che sono Snoop Leox, che lui è bravissimo con l'arco, ma l'intelligenza c'è qua. Che cosa? Io non ho detto niente. E si mangia! Regà, bisogna brindare. Mi faccio una torta e brindiamo. Ok, finito il cibo. Andiamo di male in peggio. Non so se sia una cosa positiva che ho tutta la cosa della fame, ma non ho più cibo. O che sia una cosa negativa. Ok. Comunque, giusto per chiarire una cosa, come funziona questa farm? Io adesso vado a piantare tutti i semini. Poi cosa andrò a fare? Sono proprio un genio, eh? Potevo iniziare dal basso, no? Che adesso se no mi tocca fare tutta una cosa sta. Ok, ce l'ho fatta. Con calma. Non bisogna piangere. Qui c'è Ricky Splash HD che vi dà una mano. Come funziona? Andremo a mettere in cima qui più o meno, qui. O qui su, dipende, andiamo a vedere dopo. Andremo a mettere dei. Come si chiamano? Oh, oi, ok. Dei dispenser dove ci sarà dentro l'acqua. Quest'acqua, quando noi andremo a premere un pulsante, uscirà e andrà ad annaffiare quasi, in un certo senso, il nostro orto. In questo modo distruggerà tutte le piante che ci sono e le farà arrivare qui sotto, che ci sarà una fila di hopper, penso. Poi vediamo cosa mettere. Cioè, raga, la precisione. Che porteranno tutta la roba qui in un unico punto e la faranno cadere, uscire, insomma. Ma avete capito? Sei? Avete capito sul serio? Però io qui adesso volevo cambiare tutti questi blocchi e mettere questi qua di legno normale. Cioè, legno normale, legno grezzo. Vediamo un po' come ci sta, eh. Ehi.
Grazie, grazie, voglio bene, proprio bene. Pam pam. Pam 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 pam. Oh, pam. Non ci sta male. Sembra una cosa molto country, capito? Country. Country vuol dire nazione in inglese, capito? Tanto lo so che questo episodio non lo guarderà quasi nessuno perché esce, diciamo, lo stesso giorno in cui escono le pagelle nella maggior parte delle scuole italiane. Anche se, ad esempio, la mia, quest'anno proprio ACAB, ha deciso di fare un'altra cosa, ovvero, regà, ha deciso di fare la pagella elettronica. Perché così molta gente. Cosa che la pagella elettronica è una cosa davvero epica, perché c'è tanta gente come me che non ha ad esempio la password per accedere al registro elettronico e quindi non sa cosa farsene di queste cose. Però non ha detto che si può andare dalla preside a chiedere, quindi. Sì, ti pare che io vado dalla preside a chiedergli i voti e spreco 4 ore della mia vita a fare questa cosa? No, no. Mai in tutta la vita di questo mondo. Mi sa che ho perso il conto dei minuti a cui stiamo. E ho perso anche il conto della situazione, il reso tutto. Cioè, raga, la situazione mi è leggermente sfuggita di mano e si fa per dire. Aia, mi sono fatto male. Comunque, io penso che per questo episodio sia tutto. Da Rigispresh HD è tutto, non riesco a trovare F1 per togliere la cosa. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!